incredibile. Guarda le tue mani, hanno 40 desideri, vedi quanti sei, sono ricordi che hai dentro il tuo cuore, dammi le tue mani, stringimi e sorridi. Splenderà e gli occhi chiudi, io sogna quello che ti va, quando apri gli occhi un gran sole ci sarà. Questa sera qui sto vedendo il mare dell'amore. Per vedere il mare dell'amore vi chiedo la cortesia di mettere le braccia tutti alla vostra destra. Fermi così, bellissimo, anche là in fondo. Fermi così. State fermi, arrivo lì. Thank you.
Fabri, vieni, vieni, Fabri. Va a Paolo Belli! È stato un piccolo blackout. Paolo, tanto complimenti, il mare del lavoro così non l'avevo mai visto. Perché l'Emilia Romagna è famosa per avere il mare Adriatico e il mare dell'amore. Avevi mai visto il mare dell'amore? No, magnifico, un'emozione bellissima. Senti Paolo, tu vivi a Carpi, in provincia di Modena, e questa tua esperienza ti ha, diciamo così, riguardato direttamente, vero? Sì, purtroppo non se ne parla di Carpi, ma non solo di Carpi, anzi tra l'altro ci terrei che quando si parla del terremoto dell'Emilia non si parlasse dell'Emilia ma si dicesse il terremoto della nostra gente, perché ha coinvolto anche la Bassa Mantovana, il Rovigoto, il Polese. Quindi a noi come città di Carpi ha toccato parecchio e quindi voglio fare non solo i miei migliori auguri alla mia città ma a tutti quanti coloro che sono stati coinvolti, perché la cosa grave, Fabrizio, secondo me, non è solo il danno alle case, alle chiese, alle fabbriche, è proprio psicologico, a noi ci ha colpito proprio tanto, non riusciamo ad uscire, forse la gente non lo sa, o perlomeno lo sanno in pochi, ma non sono state tre scosse, a oggi siamo a 1500 scosse, non ne possiamo più, la gente forse non lo sa, ma ci sono 14.000 persone che vivono in macchina e in tenda, non ne possiamo più. Abbiamo bisogno dell'Emilia, sai, noi diciamo sempre che l'Emilia è una terra forte, la nostra gente è una terra forte, è vero, ma abbiamo bisogno anche dell'Italia intera, perché da soli secondo me, Fabrizio, ci metteremo troppo tempo. Bene, stasera la risposta degli italiani c'è tutta, tra l'altro hai visto che qui è pieno di bolognesi, di emiliani, ma anche di persone che sì, vengono... Sì, ho visto striscioli dalla Sardegna, dalla Puglia, dall'Aquila, anche dal mio paese, dalla Calabria, ho visto tutti. Sì. Ma questa è l'Italia che piace a me, l'Italia onesta, l'Italia dell'amore. Poi tu nei giorni scorsi hai portato la tua musica in giro per le tendopoli. Che cos'è che ti ha maggiormente emozionato nel incontrare le persone che stavano nelle tende? Mi scappa da ridere, perché la cosa che mi ha colpito di più è il sorriso delle persone che vivono dentro le tendopoli. Hanno un'energia pazzesca e permettimi di ringraziare anche tutti i volontari. Sono arrivati da tutta l'Italia, non so se lo sapete, i primi ad arrivare a dare una mano qui nella nostra terra sono stati i volontari dell'Aquila. Li abbiamo visti e naturalmente questa sera in ordine spazio stiamo mandando abbracci, ringraziamenti a tutti, in particolare i volontari che sono arrivati e hanno fatto un lavoro straordinario. Lì, in queste esperienze musicali all'interno delle tende, tu hai conosciuto 5 giovani sfollati che sono uniti dalla medesima passione, insomma ti assomigliano perché amano cantare. E che cosa è successo? È successo che li ho invitati a registrare questa canzone che uscirà domani, mi auguro che se vi piace la scarichiate, ma spero che la scarichiate anche se non vi piace, perché tutti i proventi serviranno per costruire una scuola materna a Medola. Abbiamo invitato questi ragazzi e credimi, li ho invitati perché è un fatto terapeutico anche per noi cantare. Infatti questa canzone si intitola Noi cantiamo ancora e vorrei invitarli, vengono da tutte le zone, di questa tragedia e sono Sara, Tiziana, Joel, Fabio e Samantha, eccoli qua. E allora, com'è? Noi cantiamo ancora. La domanda che ci si fa in questi casi salutandosi è com'è, giusto? Com'è? È una brutta storia, ma la gente della mia terra non mollerà mai. Noi cantiamo ancora, Paolo Belli! Come
noi cantiamo ancora. Quando sono andato nelle Tendopoli e ho trovato questi ragazzi, la cosa che mi ha colpito di più è vedere questo abbraccio, questa stretta di mano tra la gente della nostra terra e i volontari. Quindi vorrei assieme a voi prendere la mano del vostro vicino, alzarla tutti assieme,